Buonasera Enzo Vicennati, colonna portante storica del mensile Bici Sport. Buon anno Enzo. Grazie mille, buon anno a voi. Allora, l'argomento che intendiamo trattare in questa prima puntata 2016 del Focus Bagarre riguarda quanto un pochino sottolineato nei giorni scorsi dalla Gazzetta dello Sport, cioè Nibali Aru. Allora, è stato un anno molto travagliato per l'Astana, anche se pieno di grandissimi successi, quello appena trascorso, però ovviamente è attesa da grandissime sfide per la prossima stagione. Allora, come la vedi? Una situazione un pochino complessa, o forse pensi che il team kazako farà tesoro degli errori passati e cercherà di gestire al meglio una situazione che comunque si annuncia di per sé molto delicata? Io credo che dovranno fare veramente del loro meglio per gestirla, perché innanzitutto la realtà Astana è un'eccezione nel panorama mondiale, perché nessuno squadrone ha due leader tanto forti. Tanto da dire Vinokurov che ha bisogno di due capitani, ma Sky ha soltanto Froome che brilla, e nell'unico anno in cui ha dovuto convivere ad alto livello con Wiggins si è sfasciata la squadra. La BMC ha soltanto Van Garderen per quello che può servire, e si è presa da poco Richie Porter. Mettere insieme Nibali e Aru sarà veramente un lavoro di fine tessitura, ma che presenta più rischi secondo me che certezze nel momento in cui i due dovranno correre insieme. È chiaro che se loro si accontentano di fare programmi separati il problema non si pone, ma già l'anno scorso nel momento in cui si sono trovati insieme alla Vuelta, insieme alla squadra, c'era cioè chi era contento della presenza di Nibali, chi invece proprio la vedeva storto. Per cui quest'anno, se davvero entrambi andranno a Tour de France, io credo che sarà molto difficile tenerli insieme, a meno che la strada non faccia subito ordine. A quel punto sarà necessario che il corridore più indietro si rassegni e corra per l'altro, il che costituisce però una vera forzatura quando si parla di due campioni nati e cresciuti per puntare alla vittoria. Lucarelli Piante, allestimento giardini, vendita piante ornamentali e da frutto. Lucarelli Piante è a Perignano in via Livornese Ovest 17. Realizza il tuo sogno verde. www.lucarellipiante.it. Allora, hai centrato secondo me perfettamente il problema, perché qui in un primo tempo si era partiti Vincenzo Nibali il Giro d'Italia, Fabio Aru il Tour de France, quindi strade separate, e fin qui si poteva dissentire fino a un certo punto secondo me. Poi però sembra volontà del campione siciliano di dire: ma presentandomi alle Olimpiadi di Rio de Janeiro il prossimo agosto con un tracciato che almeno sulla carta mi ispira, da farlo avendo dietro il Tour de France, l'esperienza al Tour o meno, cambia molte cose, quindi nasce un pochino questa necessità. Dall'altra parte l'Astana confida, avendo svolto il proprio lavoro al Giro d'Italia, anche le fatiche, sotto il profilo delle fatiche, di avere magari un Nibali che pensi a ottimizzare la preparazione per Rio e allo stesso tempo che aiuti Fabio Aru. Te, per quello che hai visto, cosa pensi? Che forse il problema tra i due sono la grossa personalità, i grossi personaggi di accaratura da un punto di vista sportivo, perché poi per il resto può andare tutto bene? Sì, la convivenza non è stata problematica finché Aru era un ragazzino di belle speranze, quindi anche lui era abbastanza rassegnato a essere il secondo. Il tour rischia di essere un momento di tensione, a meno che Nibali, uscendo stanco dal giro, non decida di approcciare il tour in maniera un po' più soft, uscendo subito di classifica e pensando soltanto a prepararsi per Rio, perché poi non dimentichiamoci che il grosso rischio è che fare un giro in prima fila, fare un tour in prima fila, c'è caso che poi a primi di agosto ci si arrivi veramente stanchi e quindi il tour non sarebbe più funzionale all'obiettivo olimpico. Il problema grosso è che se io mi chiamassi Vincenzo Nibali, uscissi magari vincendo il giro e potessi andare al tour, magari per far ingoiare a Froome quelle due o tre parole di troppo che ha detto l'anno scorso, e non potessi farlo perché nel frattempo la squadra per il tour un altro leader, un po' sarei nervoso. Anche perché poi quali garanzie può dare Aru
al primo tour. Astana si sente veramente confidente che Aru possa vincere il tour. Certo, c'è l'esempio di Gimondi che a 23 anni il primo tour che ha fatto l'ha vinto, ma se così non fosse, Aru ha già la caratura per andare sul podio al Tour de France. È tutto da scoprire, è tutto molto da scoprire. E credo che Nibali, io credo che forse le tensioni finiscono con crearle proprio in Astana, andando a dire a Nibali: se vuoi andare al Tour devi fare il gregario di Aru, perché uno orgoglioso come Nibali, con un Tour vinto alle spalle, un Giro d'Italia e una Vuelta, non può sentirsi dire una cosa del genere, non dalla sua squadra, perché a quel punto gli scatta proprio l'orgoglio di dire: sì, io vado al Tour, poi vediamo chi è che sa aggregare a chi. Fattoria Pieve Assalti, il benessere a portata di mano. Vacanze da sogno nel cuore delle colline senesi. Gastronomia, fitness, maneggio e tanta bici tra le Crete e la Via Francigena. www.pieveassalti.it. Enzo, tutta una serie di punti di vista, di affermazioni assolutamente ineccepibili, che personalmente mi trovano assolutamente consenziente, e quindi non faccio altro che allargare il tuo punto interrogativo. Però qui veniamo al secondo e ultimo punto che viene posto sempre dai rumors che si sentono in questi giorni, in attesa che poi il grande ciclismo prenda il via sulle strade australiane. E l'argomento è questo: non bastasse una convivenza quantomeno molto delicata tra i due campioni, già si parla del 2017 di Vincenzo Nibali, con la Trek Zanetti, la Trek Segafredo in pole position. E anche qui, insomma, abbiamo visto che Vinokurov è abbastanza duro con chi non gli è vicino. Potrebbe essere anche questo un motivo in più di discordia all'interno della squadra, perché si parla di Nibali, si parla di corridori che si appoggiano molto al campione siciliano, quindi portare via un'ala, una branchia importante di corridori attualmente in essere al team Astana, che qui, se i giochi non saranno posti bene nei termini opportuni, credo che, insomma, possono lasciare delle ferite. Beh, cominciamo per dire che Aru è un grandissimo corridore che mi piace molto e su cui l'Astana molto probabilmente costruirà il suo futuro. Ci sono tante voci sul fatto che possa andare via, ma di fatto fino ad agosto non si può parlare di nulla, quindi alla fine rientriamo un po' nel tranello del calciomercato, per cui durante l'estate ci sono campioni che vanno in tutte le squadre e poi la ripresa del campionato finisce con uno resta dove. Io credo che Nibali andrà via perché, come dicevamo prima, vuole avere il suo spazio, ma non è detto che ci sia soltanto la Trek Segafredo, anche se Luca Guarcilena bella è detto già dall'anno scorso che uno come Nibali gli piacerebbe molto. Del resto, se uno sponsor grosso come Segafredo decide di fare il passo, è perché ha citato l'affare grosso. Vinokurov potrebbe fare la guerra a Nibali se capisse che davvero va via. Io credo che una grande squadra come l'Astana vada intesa come un'azienda. È vero che ci sono aziende che fanno mobbing ai loro elementi migliori, però penso che se Astana vuole vincere qualcosa di buono quest'anno, poi è convinta davvero che Aru possa vincere il Tour al primo assalto, e io tutto sommato glielo auguro, anche perché Aru è il futuro del ciclismo italiano, è del 90, non è che c'è tanto da meravigliarsi che Aru possa essere il futuro del ciclismo italiano, è veramente forte. Però per essere un po' concreti, è più probabile che Nibali vinca il Giro che non che Aru vinca il Tour. E mettersi a fare la guerra a Nibali, al gruppo Nibali, perché si sospetta che voglia andare via, sarebbe un po' controproducente. Tutto sommato l'Astana ha avuto in casa Contador nell'ultimo anno del 2010, pur sapendo che sarebbe andato via, ha continuato a farlo correre nelle migliori condizioni. Io credo che servirà da parte di tutti un grande sforzo nel senso della professionalità. Poi è chiaro che se cadiamo nel mondo delle beghe e delle picche non c'è salvezza, però a questo punto si otterrebbe il risultato che si è avuto quest'anno quando Vinokurov ha parlato l'anno scorso, quando Vinokurov ha parlato male di Nibali al Tour. Creerebbe una grande rabbia in Nibali, probabilmente gli farebbe perdere qualche corsa a cui lui tiene, ma sarebbe soltanto questione di tempo a quel punto perché lui possa togliersi altrove delle soddisfazioni. Un paio di magliette, infradito e un pareo. Il posto giusto delle vacanze, della mia bici. Due ruote fanno girare il mondo.
Taddeia Santa Croce, rivenditore specialized e Piaggio, offre vendite e assistenza bici da strada e mountain bike, bici elettriche e motocicli. Gira il mondo su due ruote con Taddei. Ovviamente chiudiamo con una domanda che forse può essere una provocazione, una domanda anche un po' banale, se vuoi. Nibali ha compiuto 31 anni lo scorso novembre, quindi sta vivendo il suo 32esimo anno di età, e i responsi che raccoglierà dal prossimo Giro d'Italia, e tu se lo farà, diranno ovviamente ancora quelle che sono le sue potenzialità. Ma secondo te fa bene un team come quello di Guercilena a avere adocchiato questo campione? Cioè, secondo te a 32 anni passati può essere ancora competitivo nelle grandi gare a tappe o dovrà reinventarsi? No, ma che stiamo scherzando davvero? Nibali non solo sarà competitivo, ma lo sarà ancora per 2-3 anni abbondanti. Dopodiché, se l'atleta è integro, l'età conta fino a un certo punto. Basti guardare un corridore come Valverde, che a 35 anni è salito sul podio del Tour e non ce l'ha mai riuscito prima. Quindi io credo proprio in assoluto che Nibali sia un corridore integro, sicuramente che è corso molto, ma che negli ultimi tempi non si sia poi lavorato più di tanto, perché lui corre con il gusto di farlo. Mentre per dirti un Wiggins uscito al Tour devastato, perché per lui entrare in forma Tour fu un fatto più meccanico e matematico che di entusiasmo. Vincenzo è uno che si diverte andando in bicicletta, quindi finché c'è la salute io ci punterei proprio a occhi chiusi. Quello che mi farebbe veramente gioire per quello che riguarda la separazione tra i due, quanto sarebbe bello oggi essere qui con te a parlare dello scontro fra Nibali e Aru al Giro d'Italia, fra Nibali e Aru al Tour de France, perché questa è l'essenza del ciclismo in fondo, no? Assolutamente, sarebbe tornare un pochino agli arbori di Bici Sport, che nacque un pochino sul dualismo, addirittura Bertoglio Battaglini, che successivamente visse in pieno quello che fu Moser e Saronni. Ma questo è un altro periodo, speriamo. Zanetti e Segafredo, che entra nel ciclismo, può essere un segnale al quale può seguire altre situazioni piuttosto importanti. Questo è l'augurio di tutti, perlomeno di chi come noi è insomma il ciclismo. Certo, il ciclismo mi rende conto che ancora paghi e strapaghi il conto al doping degli anni passati, però devo dire che laddove il pubblico è un po' più attento, competente, soprattutto intellettualmente onesto, il ciclismo sta recuperando tutto il suo fascino, e la continuità di ragazzi proprio come Nibali e come Aru non fa che riportare questa voglia di ciclismo anche negli sponsor. Se poi, come pare, dietro Segafredo ci sia anche lo Zampino, in senso buono, di Squinzi, il quale si era allontanato dal ciclismo, a suo dire disgustato da tutto quello che vedeva intorno, il fatto che uno come Squinzi possa pensare di rimettere il naso attivamente nel ciclismo che conta potrebbe far capire che il vento sta cambiando, e a quel punto il ciclismo tornerebbe ad essere, non ha mai smesso di esserlo, lo straordinario veicolo promozionale che è sempre stato, insomma. Enzo, personalmente non ho che da ringraziarti, e al mio ringraziamento si associa tutto lo staff di Bagarre, che proprio in questi giorni apre, proprio nell'occasione di questo nuovo grande appuntamento, di questo appuntamento con il mondo del ciclismo, questo focus, apre proprio un sito bagartoday.com. Noi ovviamente approfitteremo ancora della tua competenza, delle tue analisi sempre lucide, al contempo competenti ma anche tanto passionali, come appunto è lo sport delle due ruote. Grazie Enzo, buon lavoro e ancora buon anno. Grazie a voi, in bocca al lupo per la nuova iniziativa. Viva il ciclismo.